Artisti all'opera in un contesto diverso da quello abituale, ma sicuramente stimolante. Fumettisti ed esponenti delle street art per 3 giorni hanno animato gli spazi del Quasar Village a Ellera di Corciano, trasformandolo in un laboratorio artistico per Boom Tax and Comics, festival del fumetto e delle arti di strada organizzato da Archis Comunicazione. A guidare la sezione dedicata al comics, Marco Cannavò, che insieme ai disegnatori Brando Sudario e Claudio Ferracci ha anche presentato il fumetto di cui è autore e dedicato a Fabrizio Ravanelli. Io ho scritto questa storia, che mi è piaciuta molto, che è romanzata, c'è anche l'uomo nero nella storia, e poi niente, l'abbiamo fatto, ha avuto un sacco di successo. Alla prima, che è stata a Mugnano, il suo paese, saranno venute 400 persone forse. E quindi è nata questa idea, questo progetto, e adesso lo portiamo avanti. Tanti quindi i nomi del mondo del comics che hanno animato l'evento, dando prova di sé anche negli spazi live, Artist Alley. Tra cui Sodario Brando, che è il disegnatore del fumetto dei Ravanelli, Moreno Chiacchiera, Quiri, John Moloch, che è entrato adesso nella scuderia di Dylan Dog, Francesco Biagini, in cui farò un fumetto che uscirà per Lucca, Claudio Ferracci, che è il direttore dell'Accademia della Biblioteca delle Nuvole. Il fumetto ha trovato un più spazio anche nella mostra personale di Arturo Lozzi. È una mostra che raccoglie alcuni lavori che ho fatto durante l'arco della mia vita professionale, soprattutto alcune tavole Bonelli, alcune Marvel, anche altri lavori con editori passati, tipo lavori con Lazarus Led, che era un fumetto editato dalla Star Comics. La sezione Artisti di Strada è stata affidata ad Alessandro Tosti, che ha messo insieme una ricca proposta. Essendo un writer in primo luogo e uno skater ancora prima, ho ritenuto opportuno coinvolgere alcune che sono appunto le arti della strada, quindi skateboard, che comunque sia nasce in California, su un altro contesto, arriviamo ai graffiti, che diciamo nascono invece a New York, quindi una cultura che sta proprio a East Coast, e diciamo fanno anche parte del movimento dell'hip hop, quindi abbiamo ritenuto opportuno nel senso coinvolgere anche altre discipline. Breakdance, live music, DJ set con personaggi del calibro di Fausti e danza, per una manifestazione che si è nutrita di contaminazione, suggestioni e incontri tra persone e diverse dimensioni artistiche. Sicuramente è un posto peculiare per le arti, specialmente per le arti un po' underground, diciamo, come il graffiti e diciamo l'arte del nostro filone, se vuoi. Credo che sia un evento speciale, c'è una bella energia nell'aria.